Siamo qua con Andrea Colombo, volevamo sapere insomma la difficoltà nel creare i percorsi, essendo te direttore di campo, per questi artisti internazionali, cavalieri internazionali, e creargli anche delle difficoltà idonee alla loro reputazione. È sempre un onore poter costruire percorsi per cavalieri di questo livello. Questa è una manifestazione internazionale, un concorso internazionale 2 stelle, e davvero abbiamo un fior di nomi di cavalieri partecipanti, per cui poter costruire percorsi per cavalieri di questo livello per me è un'esperienza unica e davvero fantastica. Ecco Andrea, una Svizzera incontenibile sul percorso di oggi. Esattamente. Ma questo cosa significa? Che il livello dei nostri cavalieri italiani non è ancora, o come ha detto Steve, non è ancora di mentalità così aperta per potersi destreggiare alla grande? No, assolutamente no. Io direi che nella fattispecie di questo concorso c'è stata un po' una mancanza di cavalieri italiani come partecipanti. Gli svizzeri sono qui alle nostre porte, sono davvero molto comodi, e sono davvero contento che ci sia stata un'affluenza così importante di cavalieri stranieri. Come vedi i nostri cavalieri italiani alle qualificazioni delle prossime Olimpiadi? Mi auguro bene, io sono un grandissimo tifoso, per cui spero sempre che possano migliorare di volta in volta e avere sempre dei risultati positivi. Prossime competizioni dove potremo ammirare i tuoi percorsi? Io grosso modo sono quasi sempre qua, sono tra 15 giorni sono in Polonia, a Varsavia, e la mia fortuna è che ultimamente sto davvero girando un po' all'estero, e la cosa mi dà molta soddisfazione, mi dà ancora più passione per il mio lavoro, per potermi migliorare e misurare sempre con un ottimo livello. Va bene, grazie mille Andrea. Di niente, grazie a voi.